Io ero un ragazzo che lavoravo in un'officina elettromeccanica a Trastevere e avevo sui 19-20 anni, però abitavo al Quadraro. Al Quadraro erano un po' tutti quanti orti, prati, insomma c'era molto verde, c'era molta campagna. E ognuno di noi, Guadaroli, aveva il suo pollaio, il suo orticello. Ma una mattina mia madre ebbe bisogno di andare al gabinetto. Non dico bagno perché il bagno non ce l'aveva nessuno allora al Guadaro. Andò al gabinetto. Erano le 5 di mattina, quando tra il luzzo e il brusco, perché ci si vedeva ben poco, mia madre venne a letto da me e mi svegliò e mi disse: Sisto, Sisto, guarda che stanno rubando le galline a Silvio. Silvio era un nostro coinquilino. Al che io gli dissi in brutto muso a mia madre: Ah, ma che vuoi che mi frega a me delle galline di Silvio? Io tra un'ora mi devo alzare e andare a lavorare, sto a pensare ai gallini di Silvio. Ma che cavolo mi stai a dire? Di lì a 10 minuti successe il finimondo. Sentì strilli e urli da tutte le parti. Ma che sta succedendo? I camion che camminavano per le strade facendo un sacco di rumore a destra e a sinistra, ciò che non, al Quadraro non si sentiva mai, perché al Quadraro non ci saranno state una macchina o due. Quella mattina era pieno di camion tedeschi, la gente che urlava dentro le case: Ma che sta succedendo? Proprio non ci rendevamo conto che cosa succedeva. Calci, botte, cazzotti dietro la schiena. Ma che sta succedendo? Era successo appunto che i tedeschi, che avevano sentore che nel Quadraro c'era un ricettacolo dei partigiani, si era inventato questo ragionamento. Perché lo fecero al Quadraro? Perché appunto il Quadraro, essendo una borgata, essendo quel paesotto che è stato, era isolato da tutti gli altri quartieri, da Centocelle, da Torpignattara, da Centocelle specialmente, era isolato perché c'era il vecchio campo di aviazione di Centocelle che teneva appunto distanziato il Quadraro da tutti gli altri quartieri. Presi quella mattina, portati al cinema Quadraro. Fatta la Cernita, ci portarono nei campi, nei teatri di posta di Cinecittà. Da lì ci portarono a Terni. Da Terni ci portarono a Firenze. Da Firenze ci portarono a Carpi, a Modena. Siamo stati 2 mesi là, poi venimmo presi e portati in Austria. Poi in Cecoslovacchia, esattamente a Praga, poi ci portarono a Ratibor, in Polonia. Allora si chiamava Ratibor, oggi se lo dovreste cercare sulla carta geografica, lo dovreste cercare sotto il nome di Racibors. Quindi lì venimmo venduti. E ci comprarono degli industriali tedeschi con i quali quelli dovevano diventare i nostri padroni, i nostri datori di lavoro. Sì.
siamo alle pendici della salita del Quadraro. Questo tratto di strada dalla via Tuscolana è quello che unisce la via Tuscolana e l'Appia poco più sopra, e la Tuscolana che veramente è verso i castelli, quindi verso Cinecittà e quant'altro. Il Quadraro si trova esattamente sulla destra andando verso il centro di Roma, tant'è che questa salita, quando fu costruita, e come il buon Celestini racconta in Storia di uno scemo di guerra, viene descritta come la rampa d'accesso in salita per una popolazione che è stata sempre messa fuori le porte di Roma. Per cui effettivamente tanti guerraroli al tempo, essendo questa l'ultima borgata e poi prima del nulla, prima dei campi di Torlonia, dicevano per andare a Roma, dice andiamo a Roma, quindi non andiamo in centro. Questo era molto importante perché nell'identità territoriale dei guerraroli ci si sentiva molto un'isola in un oceano, che era quello dei campi. Questo è stato anche determinante nel periodo della Resistenza, poiché praticamente il Quadraro, quindi il mito del Quadraro come borgata resistente, era anche dettato dal fatto che era una, diciamo, una sorta di quartiere circondato dai campi, e subito dopo questi campi, quindi dopo poche decine di metri, c'erano altri quartieri come Torpignattara e Centocelle. Dopo il 25 luglio 1943 gli alti comandi dell'esercito italiano attuano un progetto per la difesa della capitale da parte di truppe straniere. Non si capisce ancora bene da quali possano essere, tutti quanti pensano che ancora siano gli anglo-americani. Fatto sta che, nonostante cada il fascismo, Roma viene suddivisa in tre blocchi, sud, est e ovest. Il settore sud comprende dei posti di blocco che partono dall'Appia Antica, arrivano alla Prenestina, sono schierati, come sarà poi fino a Porta San Paolo, i Granatieri Sardegna. Nel settore sud c'è praticamente il secondo reggimento Granatieri di Sardegna, e in questa parte qua precisa, cioè che va diciamo dalle Capannelle fino alla Casilina, è schierato il terzo battaglione, secondo reggimento Granatieri di Sardegna. Ci sono diversi posti di blocco che ovviamente regolano l'afflusso e controllano il traffico delle radiali principanti, fra cui questa qui della via Tuscolana, e il comando di questa di queste, diciamo, formazioni militari ricade sotto al capitano Lombardo, il quale, diciamo, in quella che sarà poi definita la relazione Agomantea Palermo, che è un'inchiesta fatta sui perché la difesa di Roma non funzionò durante l'8 settembre, descrive veramente quello che succede. La cosa interessante è questa, che alle mie spalle, in questo palazzo, tutto questo palazzo qua, c'era il 12° posto di blocco con i granatieri, che dal 25 luglio all'8 settembre vivono di fatto nei locali commerciali di una palazzina a due piani. Quindi tutta la gente del Quadraro che abita in prossimità di questo posto di blocco entra in contatto diretto con questi granatieri di Sardegna e diventa praticamente, si affratella in un modo o nell'altro, perché loro, ovviamente, essendo militari italiani, pur rimanendo qua a fare pattugliamento, entrano in contatto con quella che è la quotidianità stessa del quartiere. Dall'altra parte della strada, dove c'è la slot machine, c'era praticamente un'osteria, l'osteria famosa da Sora Viola, così viene descritta, dove i militari andavano a mangiare spesso e volentieri. Loro erano acquartierati in realtà come base principale nella scuola che sta all'altezza di via Opida Oppio. Questa grande scuola, costruita sempre durante il fascismo e ultimata dopo la guerra, che ha praticamente la funzione di acquartieramento delle truppe. Perché i granatieri di Sardegna vogliono controllare questo incrocio fondamentale?
Beh, perché principalmente via del Quadraro è l'unica via che collega, che collegava al tempo la via Appia alla via Tuscolana, come dicevamo prima, ed è la via che diventa successivamente via dell'aeroporto oggi, perché arriva direttamente all'aeroporto di Centocelle. Per cui la difesa principale per quanto riguarda un eventuale attacco è quello di difendere l'aeroporto da attacchi nemici. Dopo l'8 settembre, dove ovviamente i nemici sono ben definiti e sono gli ex alleati, cioè i tedeschi, l'aeroporto di Centocelle deve essere difeso da un eventuale attacco tedesco. Dopo l'armistizio, gran parte dei tedeschi praticamente escono da Roma, quindi i militari hanno il compito di fare una sorta di censimento su questi militari e nei giorni successivi, quando lo scontro si fa più duro, anche di arrestarli. Tanti vengono disarmati e mandati al centro, alla caserma di Santa Croce in Gerusalemme, che era la caserma centrale dei Granatieri di Sardegna. Ora, che succede? Che in quei giorni praticamente di grande fermento, dove praticamente c'è una trattativa costante fra gli alti, l'alto comando dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e quello tedesco, i comandi arrivano e gli ordini arrivano in maniera veramente raffazzonata. Poi spesso e volentieri le radio, a differenza le radio da campo non funzionavano per scarsezza di batteria, per incapacità, e spesso e volentieri, come nel film Tutti a casa di Alberto Sordi, bisognava utilizzare i telefoni dei commercianti, che veramente ce n'era uno ogni 5-6 km, per cui la comunicazione tra comandi era veramente difficile. E andavano a monete, ovviamente, in perfetto stile italiano. Che succede? Che qui c'è stata questa grande battaglia quando i tedeschi, sfondando allo statuario dopo una lunga battaglia durata diverse ore ed essendo già entrati praticamente a Porta San Paolo, al Quadraro devono difendere i tedeschi, l'afflusso dei tedeschi che viene esattamente da quella strada lì, da via del Quadraro. I granatieri sono appostati su questa palazzina alle mie spalle e cannoneggiano con una grande mitragliatrice, sparano nella direzione, bloccano di fatto i tedeschi che arrivano. Parallelamente, dentro l'aeroporto di Centocelle ci sono delle formazioni dell'aeronautica militare, fra cui gli ADRA, Arditi Distruttori Regia Aeronautica, i quali collaborano alla difesa. Il problema degli ADRA qual è? È che hanno un comandante che è Edvino Dalmas, che è un fascista, che anziché comandare ai propri militari la difesa all'aeroporto, intima l'abbandono e l'eventuale arresto per diciamo cedere l'aeroporto direttamente in mano militare senza opporre resistenza. All'interno di questa formazione sempre d'élite, che erano i commandos dell'aeronautica, c'è un altro eroico capitano, che è il capitano Araldo De Angelis, il quale, disobbedendo all'ordine di Edvino Dalmas, che dopo aderirà ovviamente alla Repubblica Sociale, creando il Battaglione Azzurro, disobbedisce all'ordine e porta con sé tutti i militari che avevano fatto parte nelle battaglie precedenti delle varie campagne italiane, in cui gli altri erano stati veramente coinvolti, i propri fedeli, e comincia a combattere con i granatieri di Sardegna portando armi ed energia. In questa parte qui ovviamente combattono non solo i granatieri di Sardegna, ma anche aliquote del battaglione Sassari e allo stesso tempo delle aliquote degli alpini al Quadraro. La mattina verso le 11:30 e mezzogiorno dell'8 settembre c'era un posto del blocco tenuto dai militari della Granatieri di Sardegna. Saranno stati una trentina più o meno, perché questo era un punto strategico che collegava la Tuscolana con l'Appia e di là collegava, dopo l'aeroporto di Centocelli, collegava la Casilina. Io mi trovavo al bar dello sport, compreso i compagni Basilotta, eravamo tutti ragazzi, un gruppo di ragazzi, intorno ai 17, 18 anni, 20 anni, e ci siamo visti questo spettacolo orrendo. Il problema grande è che non arrivano gli ordini, per cui questi granatieri disarmano i tedeschi fino a che a un certo punto non arrivano degli ordini precisi in cui i tedeschi devono essere riarmati e messi in libertà.
hanno fermato due o tre camion dei tedeschi che andavano affrascati, l'hanno disarmati i granatieri. Dopo circa un'ora così, venne un ufficiale che veniva a piedi dal Quadraro, un ufficiale italiano, però adesso non saprei dire se era militare, se era un carabiniere, adesso non ricordo, passati più di 70 anni. E ha detto da riarmare l'Italia, le truppe tedesche, e di dargli le armi. Da quel momento, come gli hanno dato le armi, hanno cominciato a aprire il fuoco e hanno distrutto tutti questi ragazzi di granatieri di Sardegna che scappavano, perché quelli, come gli hanno dato le armi, hanno cominciato a sparare. In tutto questo, dal palazzo giallo che sta lì, alcuni abitanti delle palazzine intorno salgono sul tetto, fra cui alcuni giovani, e prendendo delle bombe dal posto di blocco e provano a gettarle addosso ai tedeschi, i quali che avevano già sfondato, diciamo, il posto di blocco, e i quali arrestano di fatto a un certo punto tutti i civili e li portano diciamo nella scuola dove era l'acquartieramento dopo averli arrestati. Successivamente i prigionieri della giornata vengono portati a quella che è definita l'Uva di Roma, che era una sorta di vitino che sta esattamente alla fine di via del Quadraro sull'Appia, dove ovviamente i civili vengono identificati e successivamente vengono praticamente incarcerati per breve tempo. Alcuni di questi finiranno a lavori forzati, altri, come donne ovviamente, vengono rimessi in libertà. E poi siamo scappati anche noi. Il giorno dopo siamo venuti a recuperarli di pomeriggio, qualcuno l'abbiamo portato sotto al monumento dei caduti di questi soldati, e da qui è nata proprio, diciamo, la sfida contro il nazifascismo. La battaglia della Via del Quadraro è importante perché, oltre a testimoniare una resistenza che è simile per entità e per aspetto a quella di Porta San Paolo, costa la vita di molti militari e soprattutto di molti giovani del quartiere, fra cui c'è questo famoso Anselmo Fadda, detto il Fantino, che è un ragazzo di 16 anni che abita in Borgata del Quadraro e che lavorava praticamente come stalliere alle capannelle, che il giorno che alla fine di quella battaglia arriva da capannelle, si trova questa situazione di occupazione, prende un fucile almeno stando la documentazione prodotta, prende questo fucile e comincia a sparare all'impazzata verso i tedeschi. Questi scoppi che ovviamente non arrivano a segno, però attirano l'attenzione ovviamente di alcuni fascisti di zona che lo riconoscono come antifascista, lo fanno arrestare e lo fanno praticamente morire attraverso un plotone di esecuzione, tant'è che il corpo, stando alla scheda anagrafica, viene ritrovato crivellato dai colpi e viene poi portato praticamente in una cascina al Quadraro. Frequentando gli episodi che avvenivano a quell'epoca, ti faceva spingere. Poi, parlando con alcuni miei amici che avevano anche loro i genitori di sinistra, passammo al Partito Comunista presso la falegnameria di Gigi Forcella. Da lì partimmo col primo gruppo di GAP, che era diretto da Luciano Sbrolli, da me diretto, ho formato da Sbrolli, da me e da Mario Corsi. Io vengo da una famiglia di antifascisti proprio. Infatti sia mio padre che mio nonno erano dei controllati praticamente, specialmente dai fascisti. E allora noi, quando sapevamo che stavano arrivando le truppe di rinforzo ai tedeschi, ai fascisti, facevamo dei gruppi di controllo. La nostra era una formazione del Partito Comunista diretta dal commissario politico Francellucci e militare Gigi Forcella, cosiddetto Luigi Forcella. Le nostre azioni erano soltanto quello di cercare di prevenire e
colpire gli infiltrati e le infiltrazioni nazifasciste. Costruiamo delle casematte, insomma costruivamo, d'accordo, dei ripari dove sia i compagni comunisti che i compagni socialisti si attestavano per poi gettare sia sulla via Casilina che sulla via Prenestina questi famosi chiodi a quattro punte che noi avevamo già costruito nella nostra officina. Mio nonno, d'accordo, Pilade, mi ha detto, dice, ma voi dice, come fate a fermare questi che arrivano e via discorrendo? Noi allora ancora non eravamo armati bene, insomma, no? Perché questi chiodi poi appunto li inventò paro mio nonno, e qua mi disse, dice, beh, dice, adesso vi faccio vedere io come potete fare. E così si mise all'incudine col martello e costruì un primo chiodo, d'accordo? Dice, perché vedete questo? Questo come lo gettate, una punta resta sempre per aria. Le bucano, le tranciano e voi poi potete uscire all'aperto e rifarvi voi. Mio papà era un valoroso della guerra mondiale, era del 99, era medaglia d'argento e due del bronzo. Il fascismo, avevamo chiesto casa popolare perché eravamo una famiglia molto numerosa e ce l'ha sempre rifiutata perché mio padre non era fascista. E allora alla fine mia mamma si fece presente che era una famiglia numerosa e siamo riusciti ad avere questa casa. E questa casa qui c'erano quattro famiglie, compresa la nostra, che erano tutte sovversivi. C'era al quartiere un certo Basilotta, Gioacchino Basilotta, che aveva un saponificio qui a Via dei Quintili, e lui era il capo dei partigiani, compresi i figli, uno si chiamava Ivano, l'altro Franco e l'altro non me lo ricordo. E ha perso un sacco di soldi questo uomo per armare la squadra dei partigiani. E da quel momento sono cominciato a uscire fuori queste armi, mitra, pistole, bomba a mano. E abbiamo fatto questa cosa, e per rifugiare queste armi ce l'avevamo via di Pietro Cuppari, da un certo Lindoro, che lui aveva una scala che andava in galleria, e tirava via il tavolino e si era una scala fatta di legno e mettevamo giù le armi, quando ci servivano andavamo a prenderle lì. E facevamo queste incursioni di notte, sull'Appia, sulla Casilina, sulla Tuscolana, trovavamo i chiodi, chiodi a tre punti. Qualche cosa, c'è stato più di qualche volta il conflitto con i tedeschi, però non fungevamo e scappavamo, perché noi se mettevamo a fare una guerriglia, così. Era proprio la tattica classica da intercettare questi tedeschi. Quali azioni militari vere e proprie siano avvenute nel Quadraro? Credo che siano più tagli di cavi telefonici, disturbi del genere. Indubbiamente ci sono state operazioni anche notturne, perché nei pressi c'era un prete chiamato Monsignor Don Desiderio, dove recuperava tutti i militari che non avevano aderito alla Repubblica Sociale e li teneva nascosti a Porta Furba, che era un sanatorio allora, e li teneva nascosti. Indubbiamente di notte costoro, non conoscendo bene la zona, potrebbero fatto operazioni, perché ce ne sono state, di sabotaggio al percorso dei camion, delle autocolonne tedesche, che sia stato un movimento soprattutto, io definisco, di sottoproletariato, come lo era Torpignattara, e c'era molta ribellione da parte di perché all'epoca neanche la distribuzione dei viveri con la tessera veniva rispettata e fatta quotidianamente. Questi chiodi praticamente poi sono serviti moltissimo per fermare le truppe tedesche
e fasciste, d'accordo? E non solo per fermare loro, ma anche per dare la possibilità a noi poi di rifornirci della roba che portavano, armi, munizioni e roba da mangiare, d'accordo? In modo così che noi con quella roba che toglievamo a questi camion, che fermavamo noi con questi famosi chiodi, poi ci rifornivamo. Se erano derrate alimentari, poi le passavamo subito alle famiglie che sapevamo bisognose, che vivevano solamente con le tessere annonarie. Oppure, d'accordo, oppure le davamo ad altri compagni, d'accordo, perché anche loro si armassero. In questo punto specifico siamo in prossimità di due strutture storiche per il Quadraro. Uno è il Caffè Carra, che è praticamente un luogo che da sempre è stato un luogo d'aggregazione per il quartiere, oltre che torrefazione era anche il rivenditore ufficiale e il diffusore ufficiale per conto del Comune di Roma delle pagnotte per i poveri. Tant'è che durante l'occupazione tedesca molte delle lettere anonime che arrivavano al comando tedesco di Via Tasso facevano il nome di Carra, come colui il quale dava di nascosto, segretamente, in maniera clandestina, il pane ai renitenti la leva che si erano nascosti. E in alcune di queste lettere praticamente c'è proprio scritto come appostarsi, dove appostarsi per prendere con le mani del sacco sia il gestore, che è un personaggio estremamente storico del quartiere, quindi praticamente allo stesso tempo i militari. Durante i 9 mesi d'occupazione Roma viene divisa in diverse zone. La zona che comprende le borgate di Pigneto, Centocelle, Torpignattara, Quadraro e Quarticciolo è l'ottava zona. Nell'ottava zona ci sono diverse formazioni militari che ovviamente hanno le loro squadre divise e ogni quartiere praticamente ha un settore, grosso modo. Ogni settore ha un capo settore e ogni capo settore al di sotto ha, diciamo, diverse squadre che comanda nell'organizzazione un po' più radicata. Ogni zona ha un comandante militare. Per quanto riguarda l'ottava zona c'erano diverse formazioni, c'era il fronte clandestino militare, comandato ovviamente da Montezemolo, il fronte clandestino della banda Caruso per quanto riguarda i carabinieri, le brigate Garibaldi sotto del PC sotto il comando di Luigi Forcella, che aveva la base praticamente a Torpignattara, lui era un falegname, il Partito Socialista di Unità Proletaria, che era sotto il comando di Gioacchino Basilotta, comando che gli è stato dato direttamente da Gracceva, che era l'allora comandante militare di tutte le forze militari socialiste a Roma, del Partito Socialista di Unità Proletaria, il Partito d'Azione, che aveva come comandante Andrea De Gasperis, a Centocelle, che poi ovviamente finì processato anche lui perché arrestato e finì a Regina Coeli, e allo stesso tempo altre varie formazioni, fra cui anche Bandiera Rossa, che non aderiva ufficialmente al CLN, che militava al di fuori, e però praticamente aveva diversi tipi, il cui comandante era fra i vari, praticamente, per quanto riguarda Torpignattara, Ercole Favelli. La cosa interessante qual è? Che era tutta gente che proveniva in principal modo dalle borgate stesse dove c'era l'attività clandestina, anche perché erano le persone più indicate non solo per contattare ed eventualmente reclutare nuovi giovani per l'attività resistenziale, ma sapevano ovviamente anche come muoversi sul territorio di giorno e di notte, considerando che ovviamente l'elettricità non era diffusa come oggi. Molte di queste borgate venivano utilizzate anche come transito per prigionieri che scappavano dai campi militari. E tant'è che lo stesso Quadraro e Torpignattara e poi ovviamente l'Istituto Ramazzini venivano utilizzate anche attraverso Bandiera Rossa, che in questo era molto radicata, il PC e il Partito Socialista, per nascondere
i militari che venivano catturati dal fronte di Anzio e portati praticamente dentro Cinecittà, dove c'era sì un comando militare tedesco, esattamente quello della 14ª Armata, che era una di quelle che contribuiva a gestire lo sbarco sul fronte di Anzio e Nettuno, ma allo stesso tempo dove erano i prigionieri militari. Alcuni di questi riuscivano a scappare e riuscivano a essere, diciamo, salvati e nascosti in borgata. Dopo il 7 ottobre 43 vengono chiuse le caserme di Torpignattara, Centocelle e Quadraro. Al posto loro subentra la PAI, e l'unica caserma che deve gestire tutta questa grande area è quella proprio stessa del Quadraro, questa qui alle mie spalle. Ovviamente che succede? Che queste sono persone completamente strane alla borgata, quindi in un modo o nell'altro non hanno quella familiarità con la gente che in un modo o nell'altro li vede proprio associati ai tedeschi come controllo territoriale di polizia. Se non che durante il gennaio del 44, attraverso una serie di accordi, una parte della polizia africana italiana e soprattutto questa del Quadraro subentra in aiuto della resistenza e comincia a fare il doppio gioco. Lo stesso ragionamento lo fa la Guardia di Finanza, che peraltro gestisce, per conto ovviamente sempre dei nazisti, il Dazio tutto intorno a Roma. Il Dazio è una sorta di anello, come può essere, diciamo, un raccordo anulare, fatto di piccole stazioni poste, diciamo, sulle radiali più importanti, che controlla l'afflusso e le entrate e le uscite praticamente non solo delle persone, ma anche dei beni, degli alimenti e di tutta una serie di derrate alimentari e via dicendo. Erano, diciamo, al corrente della vita partigiana che c'era nel quartiere, perché più di qualche volta io sono stato qui, diciamo, ricoverato, invitato da passare la notte dentro la caserma della PAI. Era gente che stava all'interno di commissari vari, d'accordo, e con i quali noi avevamo fatto una certa, non dico amicizia, abbiamo fatto insomma una buona conoscenza, tanto che loro spesso e volentieri ci rifornivano di queste armi che poi noi, una volta utilizzate, gli riportavamo indietro, cioè gli riportavamo indietro i bossoli e altre cose, insomma, no? Mentre invece i fucili, d'accordo, invece gli riportavamo indietro così com'erano. Nel territorio dell'ottava zona c'erano diverse installazioni militari, fra cui quella che era del Forte Prenestino, che era, diciamo, un po' la Santa Barbara. Dopo l'8 settembre furono accumulati un quantitativo ingente di armi. Un'aliquota, la Guardia di Finanza, fu incaricata di controllare che queste armi, appunto, non facessero una brutta fine. Nel rapporto tra il fronte clandestino militare, il CLN e le varie, ovviamente, formazioni clandestine dell'ottava zona, alcuni elementi della Guardia di Finanza riuscirono a far uscire un ingente quantitativo di armi che non solo riuscì ad armare gran parte delle formazioni romane, ma anche quelle ai castelli romani. Quindi, tant'è che questa cosa, attraverso dell'azione, fu importante, perché il 3 aprile del 44 la stessa Guardia di Finanza subì una grande redata dentro al Forte Prenestino.
La cosa era molto importante perché ovviamente i tedeschi a quel punto avevano capito ormai da tempo che non era il problema solamente dei carabinieri che erano legati al re, alla figura del re, ma era proprio la società civile e quella militare alle quali loro avevano demandato un certo tipo di controllo che a un certo punto gli si ribellava. E a quel punto praticamente loro addirittura pensarono, i tedeschi pensarono di fare una seconda deportazione totale che era quella della Guardia di Finanza, che però ovviamente facendo il doppio gioco riuscì abilmente a calmare le acque e a depistare praticamente certi tipi di indagini. Questa salita porta all'ingresso dell'ospedale Ramazzini, dove mia mamma, che era infermiera capo del reparto tubercolosi, e quando c'era diciamo dei rastrellamenti, mia mamma, quando lei era di turno, ci apriva il cancelletto che condivideva casa nostra con l'orto dell'ospedale. Di chi era questo albero? Che qui, quella lì è la casa, diciamo, la camera mortuaria da dietro. Noi travalzavamo davanti alla casa mortuaria perché il terreno dell'orto era tutto questo. Questo era tutto il terreno dell'orto, da qua fino giù in fondo, fino sotto alla Tuscolana. Era tutto l'orto dell'ospedale. Una grande resistenza che a quel punto era anche religiosa, perché all'altezza di Arco di Ravertino c'era Monsignor Nobel, che era un monsignore che ha avuto una grande esperienza come cappellano da campo e aveva avuto la capacità, quindi militare, come cappellano militare ha organizzato una squadra militare che era la famosa banda all'Arco di Ravertino, composta principalmente da soldati. E aveva ovviamente a quel punto aperto il canale per quanto riguarda la resistenza clandestina anche dal punto di vista religioso. Don Desiderio aveva una cappella dove adesso c'è stata la fermata dell'Arco di Travertino della metro, c'era una piccola cappella e un'osteria di campagna. Dopo l'arrivo degli americani seppi che era un belga e stava la propaganda a Via della Vita, la propaganda fida a Via della Vita. Era un belga e monsignore. Questo l'ho saputo solo dopo l'arrivo degli americani. Lui era della Sinistra Cristiana. Era legato con la Sinistra Cristiana, però stavamo molto in collaborazione perché molte indicazioni, come per esempio quello della presenza di gente che cercava di infiltrarsi nell'organizzazione clandestina, è venuta da lui e spesso e volentieri si faceva proteggere quando spesso facevano le riunioni alle catacombe di San Callisto e ci portava a noi in protezione di un eventuale intervento dei tedeschi, delle SS. I rapporti tra il parroco del Quadraro, il parroco dentro il cappellano militare dentro l'aeroporto di Centocelle e i frati cappuccini di San Felice Cantalice dentro appunto di Centocelle erano gestiti principalmente da lui e ci sono tante documentazioni che riportano di come molti parroci non solo abbiano ospitato riunioni clandestine e abbiano di fatto salvato persone renitenti alla leva, anche famiglie ebree qui negli stessi quartieri, ma allo stesso tempo hanno dato asilo hanno conservato delle armi in maniera clandestina. Penso che lui abbia avuto un'influenza, essendo il parroco della zona, abbia avuto un'influenza con qualche, perché c'erano molte socialmente gente elevata, non erano ai vertici tutti operai, c'erano gente intellettuale, gente, e indubbiamente forse attraverso queste persone riusciva a avere una parte del Ramazzini come punto di rifugio per i militari. All'aeroporto di Centocelle, quando
stavano per arrivare gli americani, quelli degli avieri che facevano servizio nell'aeroporto di Centocelle, naturalmente si sono dati, perché dice stavano arrivando americani, se no questi ci rimettevano, perché venivano presi prigionieri. E questi l'hanno saputo, insomma, un po' in anticipo, e naturalmente scappando dall'aeroporto arrivarono a Centocelle e ci avvertirono. Dice, guardate che lì è, e giù di sotto, se scendete giù di sotto nelle cantine, ci sono armi, munizioni, c'è da mangiare, c'è tanto mangiare. E noi così avvertimmo altri amici che stavano lì a Centocelle con noi e ci recammo all'aeroporto. Quando poi sono andati alla fattoria, che dove adesso c'è quel grande, la via che va poi sull'Appia, c'è un ristorante grande lì, prima c'era una fattoria, il padrone di quella padrone, adesso non so se era il mezzato o no, ci comunicò a noi, a partigiani, a Basilotta, dicendo, siccome sono venuti i tedeschi, se volevano portare via i maiali con i cavalli, dice, se voi venite prima voi, dice, a portarvi via, è meglio che li prendete voi partigiani e noi tedeschi. Cioè a noi basta che quando vengono loro, dico, sono stati razziati dai partigiani. Infatti se siamo portati via queste bestie, le abbiamo macellate nelle gallerie e abbiamo dato un chilo per uno di carne. Perché c'è questo legame forte fra la popolazione locale che tutela, difende e nasconde i militari, anche persone non politicamente schierate come gli stessi GAR, quindi non propriamente antifascisti? Per due motivi probabilmente. Uno, perché in un modo o nell'altro quasi tutte le famiglie avevano un parente, un figlio impegnato in una guerra al fronte, o che era morto, o che comunque si era stato arrestato o internato. E allo stesso tempo perché l'aeroporto di Centocelle, che sta qui veramente a due passi, essendo una stazione militare, anche una stazione per militari di leva, ovviamente ha modificato nel tempo le quotidianità dei guararoli, che diciamo dagli anni 30 in poi erano stati abituati a vedere, a vivere la presenza dei militari nelle ore di uscita, per cui questi bar che venivano frequentati. Da tutti i fascisti che erano la decima massa, io l'ho visto proprio benissimo, c'erano austriaci e tedeschi. Ogni 10 metri davanti alla rete dell'ospedale, quella mattina purtroppo quando abbiamo stato a testa fuori dal terrazzo per vedere come era stato organizzato questo rastrellamento, avevano messo uno ogni 10 metri con i mitri lanciafiamme. Questo è nato perché l'azione più eclatante che abbiamo fatto è stata quella che ha Gestapo all'osteria Campestre sulla Tuscolana. Come siamo entrati? I tedeschi stavano di fronte all'entrata. C'era sto tavolo, c'erano le armi appoggiate sopra le rastrelliere. Siccome c'era il gobbo per noi, che era ricercatissimo, che era piccolino così, un po' tutto storto, il famoso colpo del quartiere. Io ho fatto, guarda che forse ti hanno riconosciuto. Dice, ma chi? Dico, vedi i tedeschi stanno là. Dice, vabbè, aspetta, ci mo vado al bagno. Lui c'aveva due berette, 7,65. Vado a caricarli, vado al bagno, carico, dice, perché gli ho detto, guarda che tu stai di spalle, quelli stanno a guardare qui a me, mi guardavano a me perché io c'avevo di fronte, il colpo mi ci stava di spalle, e quasi rotta la pulita, stava da angolo. Ho detto, guarda che ci stanno a guardare. Dicevo, vabbè, vado. Lui la prima volta che ha trovato, l'ha aperta, ha fatto così, ha caricato la pistola e c'era una coppia di tedesco, un austriaco, una signora.
stavano gli altri. E uno dice, sai, dico, ma dove sei andato? Dice, abbiamo porta coperto, dice, stavo al tedesco. Dice, per me mi sembra un austriaco. Dice, si è messo a strillare e sono scappati dalla finestra, che era piano terra. Allora ho detto, io c'avevo la pistola in tasca, così, stavo sdraiato sotto al tavolino. Gli ho detto, non te muovi adesso, perché questi stanno a piallearmi, visto che stavo alzato per piallearmi. Erano ufficiali della Gestapo. Allora mi ha detto, dice, ma devo girare? Io ho detto, no, non te gira, che tamo ci penso io. Basilotta stava di qua, e Gigi Erzurdo, c'era uno che si chiamava Gigi Erzurdo, di soprannome, che era di Torpignattara. Che abbiamo fatto? Ho tirato fuori subito questa pistola, a tamburo, certi proiettili così, e l'ho fulminato. Poi il gobbo si è girato, ha sparato pure lui. Questo treno che passa adesso faceva stazionamento dentro la stazione del Mandrione, Tuscolano. E qui c'erano i vagoni in sosta, che ci stavano i medicinali, i viveri e munizioni per fronte di Cassino e fronte d'Anzio. E noi molte volte abbiamo danneggiato questi vagoni, dicendo al popolo che c'era da mangiare. Venivano qua e noi tagliavamo i lucchetti, aprivamo i treni merci e si portavano via tutto, c'erano dei medicinali, c'erano viveri, c'era tutto quanto. Qui al ponte era minato da quattro cassette contenenti altri blocchi di dinamite, con quattro pali e incrociati sotto per farlo saltare nell'eventualità quando arrivavano gli americani. L'unico sistema non è che cadendo giù le cassette che contenevano i pani di dinamite, cioè di esplosivo, scoppiavano, perché potevano scoppiare soltanto con l'innesto di una miccia. Legammo i quattro pali che sostenevano in alto le cassette e li facemmo tutti cadere giù. Dopo raccogliemmo tutti quei pani di esplosivo e li abbiamo depositati all'angolo opposto di questa strada, perché poi veniva utilizzato per fare altre cariche di dinamite utili a noi. E abbiamo fatto danneggiamento parecchio, che danneggiavamo qui e al Quadraro. Pure c'era il doppio binario pure morto fino al Quadraro, i treni di merci erano quelli che andavano al fronte. Quando mia madre ci poteva aprire i cancelletti passavamo dentro il cenatorio, quando invece mia madre faceva i turni diversi allora passavamo dalla strada, alle notte, 2-3 di notte, che non c'era la PAI che era insomma consapevole di quello che facevamo e stavano zitti. Alleati a Roma, i primi che abbiamo fatto un conflitto a fuoco è stato l'aeroporto di Centocelli, che c'era delle trincere che proteggevano gli aerei. I tedeschi si erano accampati dentro a queste trincere che erano alte circa un metro così, e abbiamo fatto un conflitto a fuoco. Dei morti sono rimasti lì, noi quelli che si sono resi abbiamo catturati e li abbiamo consegnati alle truppe alleate sulla Tuscolana. Il 4 giugno una parte degli americani entra proprio oltre che dalla Casilina, dalla Tuscolana, e quando arrivano gli americani, sempre in base a questi racconti raccolti, c'è una grande festa perché ovviamente rappresentano la liberazione, la fine di tutta la guerra, anche se quando lanciamo le caramelle, per la grande dignità che questa borgata aveva, non tutti prendevano caramelle e sigarette, proprio per il fatto che è stata una borgata sempre di lavoratori, di sottoproletari,
che in un modo o nell'altro ha saputo sopravvivere a tutte le mancanze e alla fame che la guerra aveva portato. Per cui accettare una caramella lanciata da un liberatore straniero a quel punto sarebbe stato praticamente un gesto veramente autodenigrante, così almeno è stato raccontato. Io l'ho portato via, mi pare mio fratello, però molta gente che non c'è più, è colpa mia questa. Chiedo scusa a tutti quanti che mi è tornato, però mi sento ricco di rimorso, perché io pure ho avuto delle conseguenze, ho perso degli anni di studio, di tutto, però mi sento in colpa di tutte, diciamo, le disgrazie del quartiere. Sono stato sempre all'ombra, io. Finito qua. Venni preso il 17 aprile 44 e tornai dalla Germania il 9 agosto 45. Però, ringraziando il Padre Eterno, siamo ritornati quasi tutti quanti. Io però in tutti questi anni, dall'84 fino ad oggi, io mi sono dato da fare in tutte le scuole e in tutti gli uffici, dappertutto mi chiamavano a cercare di rivolgere, di divulgare questo rastrellamento. Mi dispiace, non ci sono riuscito, perché oggi come oggi ancora il rastrellamento del Padraro viene addirittura ignorato a mezzo chilometro dal quartiere. Siamo espressivi, incisivi, teniamo il conto dei vivi. Io so da dove parto, tu da dove arrivi. È roba forte, comprimi il respiro, tenendo il tempo che hai voluto. Chi è in cerca qui non è mai perduto. Sono nato di 8 mesi, Roma era un forno, con evidenti ed estesi problemi di sonno. 84 è l'anno di fabbricazione, data essenziale per l'attuale svarione. 4 anni, prima operazione, se è la seconda, verba vola, scripta canta. Ecco qui gli anni 90, con famiglie prototipo tipi Robinson. Pensavo al futuro come Michael J. Fox, con la testa nel pallone mai sui libri. A quei tempi lì con me già c'era Zibby. Nel 96 i primi dubbi esistenziali sulla vita e il suo cammino. L'hip hop mi incontrò con Valterino e il Brindisino. Due romano col cimino nel cammino sempre a fianco. Nel 98 incontrai Blanco, le prime rime improvvisate o scritte, i primi progetti e le prime fitte. Amici persi su motocicletta addosso un palo, rimangono dei fiori solo se ci ricordiamo. Ed io che so chi siamo, di certo non mi spavento, se la vita ci divide fuori tira troppo vento. Un sorriso e so contento, parlando sto creando, non so dove sto andando, ma la roba forte me la pompa Sandro. E che i Bass Media lo facciamo per noi stessi, no per i riflessi della loro invidia. Più o meno, meno in più, vada come vada, sono questo suono, sono come sono, faccio un passo indietro. Io lucido l'anima come vetro per vederci dentro, sulle mani non ti sento. Più o meno, meno in più, vada come vada, sono questo suono, sono come sono, faccio un passo indietro. Io lucido l'anima come vetro per vederci dentro, sulle mani non ti sento. Qui si parla di me e della mia gente, da quando sono nato ad adesso nel presente. Tutto quello che si è posto nella vita, quello che si è presupposto, si è posto tipo si posta nella partita. Per concludere, al Quadraro non è solo il rastrellamento del 17 aprile, che di fatto è stato un evento tragico non solo per il quartiere, per l'identità di un quartiere, ma anche per l'identità stessa e la storia di Roma. Il Quadraro è molto altro, come lo è per Torpignattara, Centocelle, sono tutte borgate
che hanno una grande fierezza, una grande dignità che per le persone che la abitano, che l'hanno amata e costruita. E di fatto sì, il Quadraro è una borgata ribelle perché ha visto in quei mesi dell'occupazione, ma anche dopo, fino a oggi, una grande dignità da parte di tutti i suoi abitanti che si sono sempre schierati nel momento giusto dalla parte di chi aveva necessità, di chi subiva un'ingiustizia, quindi per dirla come Allende, contro chi ha la forza e non la ragione. Invento parole come poesie per il nostro passato, perché tutto ciò non si dia mai per scontato. Più o meno, meno in più, vada come vada, sono questo suono, sono come sono, faccio un passo indietro, io lucido l'anima come vetro per vederci dentro, sulle mani non ti sento. Più o meno, meno in più, vada come vada, sono questo suono, sono come sono, faccio un passo indietro, io lucido l'anima come vetro per vederci dentro.